Eccoci qua ragazzi, recuperiamo gli amici di Lepretti per un saluto. Allora, vediamo subito di recuperare i ragazzi. Qualche secondo, eccoli qua. Eccoci qua, siamo oggi poco fortunati con la linea. Stavamo dicendo, io stavo raccontando appunto l'importanza di fare queste dirette anche con gli agenti, in quanto ovviamente importanti addetti ai lavori, parte fondamentale della catena. E quindi, oltre per raccontare le vostre storie e ovviamente creare un altro momento di condivisione, incredibilmente questi momenti servono anche per tante aziende per scoprire o avere la conferma delle realtà che esistono, e quindi questo per me era importante. Detto questo, in fase di chiusura mi piacerebbe che voi ci raccontaste delle bellezze, ce ne sono tante, dei vostri luoghi o una dei luoghi a cui siete più legati nella vostra zona, e quindi che consigliate a tutti gli amici che magari non sono soliti frequentare la vostra regione, le Marche o comunque altre zone limitrofe, e poi se anche voi volevate partecipare al mio piccolo gioco che ho inaugurato nelle ultime dirette, e quindi raccontarci brevemente oggi come siete abbigliati. Allora, sicuramente il posto da consigliare per quanto riguarda la nostra zona è la Riviera del Conero. Quindi, a un anconetano gli dici sta qua. E i famosi? Cioè, Portonovo e i suoi famosi moscioli di Portonovo. Moscioli selvatico. Giochiamo in casa, ma è un'eccellenza universalmente riconosciuta. No, è veramente un posto particolarmente bello, perché da Venezia fino al Gargano è l'unica situazione rocciosa che c'è sull'Adriatico, quindi è caratterizzata non da spiagge di sabbia, ma spiaggia rocciosa con fondali particolarmente belli e con il famoso mosciolo, che sarebbe poi il mitile o la cozza, che dir si voglia, selvatico. E quindi ve lo consiglio particolarmente. Da maggio in poi. Io il consiglio l'ho preso tutto, ho avuto la fortuna di poter più volte visitare per motivi di lavoro, ma soprattutto di piacere, le vostre zone, tutta la Riviera del Conero, e quindi ne vale assolutamente la pena per la bellezza naturalistica e tutto, ma soprattutto anche per come si mangia. Senz'altro, quindi ti invitiamo la prossima volta che verrai giù in zona a venirci a trovare. Come dicevo, ecco, da aprile, maggio in poi è la situazione ideale. Bene, bene. Prendiamo nota, la Riviera del Conero e tutto Portonovo e quelle zone lì sono veramente Lugana, Cirolo, bellissime. Spettacolari. Spettacolari, e come dicevamo, come avrete capito, è una conferma per chi vi conosce, ma sono zone popolate da gente come Pino e Francesco, accoglienti, alla mano, e si sta bene, specie in questo momento qua dove bisogna fare smart working, no? È possibile, direi che potrebbe essere una soluzione ideale farlo alla grande lì. Senz'altro. È una bellissima regione, bellissima. Anche la collina comunque merita, sì, è veramente molto bella. C'è un po' di tutto, abbiamo la montagna, il mare, con un'ora di macchina. Beh, del resto non a caso nelle ultime, diciamo, pubblicazioni delle più importanti riviste, testate giornalistiche mondiali, estere, americane soprattutto, insomma, la vostra zona è stata riconosciuta come uno dei luoghi ideali dove trascorrere non solo il tempo libero, ma in generale poter andare a stare anche resident, anche perché avete veramente, veramente di tutto. C'è un'ottima qualità della vita, sicuramente, a 360 gradi. Passiamo al gioco, quello dove vi voglio mettere in mezzo, sul come siamo vestiti oggi. Siamo vestiti abito doppio petto barba, dolce vita in cashmere di Cangra,
scarpa non si vede della Otri. Bene. Orologio. Che le cutre e anello. Pino da sempre sei noto per essere una persona molto attenta ai dettagli e comunque allo stile. Ti ringrazio. Francesco, tu come sei messo da questo? Io camicia Levi's vintage, felpa di J.Crew, pantalone, il primo gran pant fatto mix, quindi sempre col gusto un po' heritage. E poi oggi ho messo una scarpa che non vendo volutamente, perché me l'avevi chiesto, sapevo di questa domanda, quindi non volevo fare torti a nessuno. Ho messo una scarpa e secondo me è stato veramente un bel progetto. Bene. Poi non so che fine abbia fatto, però è stato secondo me un peccato, perché comunque penso che sia in stand-by. Si chiama Petzl. Gran nate, bel progetto. Nate come scarpe da lavoro, no? Bravissimo. Eh sì, anche il bel progetto purtroppo di quelli sì, che effettivamente è un po' sparito. Adesso neanche io so le sorti di questa azienda, quindi hai fatto bene, diciamo, a tirarla fuori. Vado a studiare ed informarmi un po', perché sono concorde con te, aveva fatto un bellissimo percorso, era uscita molto bene, si era posizionata ottimamente sul mercato e aveva un progetto interessante, come vedi, di gusto, che può essere facilmente abbinabile e divertente. Come abbiamo capito, Pino è un uomo di grande stile, Francesco non è da meno, è molto amante del vintage. Tu sei anche amante del vintage? Sì, sì, no. Colleziono vespe, l'orologio vintage, la mia casa, quel piccola ma quel poco, è arredata con pezzi di arredamento vintage, modernariato. Mi piace. Ragazzi, molto. In chiusura, oltre che ringraziarvi, Pino non me ne vorrà, io ci tenevo particolarmente a dire a Francesco e a ribadirglielo, visto che l'hanno fatto sicuramente tanti clienti, amici, e non posso diciamo tirarmi indietro da fargli i miei complimenti e unirmi a tutti gli amici delle vostre zone che durante il periodo del primo lockdown, oggi ahimè ricorre una data importante che è quella di un anno esatto dal primo lockdown ufficiale, si è impegnato e prodigato a delle simpatiche dirette, video, conversazioni con tanti, tanti amici delle vostre zone, quindi prima di tutto amici, poi anche vostri clienti, per dare la propria testimonianza di affetto, di vicinanza, momenti comunque di scambio che in quel momento specifico servivano tanto e hanno fatto piacere a tante persone. Quindi per me questa era, diciamo, un'occasione tra virgolette pubblica per ribadirgli ovviamente questo fatto qua. Con voi, con lui e con tanti amici ho la fortuna da tempo di condividere, prima ancora che il lavoro, un rapporto di amicizia e di stima reciproca. Io vi ringrazio enormemente per essere stati qui con me questa mattina e aver scusami condiviso... un attimo, io invece ti faccio i complimenti per quello che stai ottenendo, visto il successo di Shopping Map. Ti faccio i complimenti perché siamo coetanei, è un campo praticamente nuovo per molti dei nostri clienti, per noi stessi e un po' per il sistema moda, e stai facendo una grandissima cosa, sicuramente anche con gran gusto e coerenza. Grazie mille ragazzi, grazie davvero a Pino, a Francesco. E mi ha fatto davvero molto piacere condividere con voi la storia di questi due professionisti, questi due ragazzi, e la storia dello showroom Le Pretti, che è assolutamente un punto di riferimento per il mondo della distribuzione in quel territorio che, ripeto, magnifico, ma altrettanto complesso. Una buona giornata, buon lavoro, in bocca al lupo a tutti. Grazie. Ciao Fede, grazie. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ringraziamo ancora una volta Pino Le Pretti, Francesco Crocetti, suo collaboratore storico, e grazie di aver partecipato anche a questa chiacchierata, a questa diretta. Saluto i tanti amici delle zone, gli amici di Ciarrocchi di Teramo, vedo anche Omar sempre di Teramo e tanti altri. Speriamo, Sanremo potrebbe essere un'idea. Ciao a tutti, se avrete voglia, più tardi ore 15 sarò con Totò De Matteis e con Keaton. Ciao.